Mi scuso con le interpreti perché è stata colpa mia se la signora alla fine ha parlato come un treno. Continuiamo con il dottore Amodeo che continua a parlarci del cuore. Si deve scusare con i partecipanti. Buonasera, innanzitutto voglio ringraziare Filippo per l'invito, è il secondo anno che accetto volentieri questo invito e la sensazione è sempre la stessa, entrare e vedere una grande famiglia, bambini, genitori, ricercatori, è veramente quasi impossibile vedere in consenso scientifico avere questo clima. Penso che dovete essere orgogliosi di aver creato quello che avete creato e per me è un onore essere qui con voi oggi. Quello di cui sono stato invitato a parlare è la gestione delle emergenze nelle cardiopatie del Duchenne. Parlerò in italiano, ovviamente, le diapositive sono in inglese. Un editoriale di Steve Collan nel 2005 è estremamente interessante. Parla ovviamente di come possiamo noi agire nell'ambito delle mechanical forces on sarcolemma by means of pharmacological afterload reduction would reduce the rate of cell loss. Cioè dice effettivamente forse con una terapia farmacologica adeguata possiamo riuscire forse a fare qualcosa per tentare di rallentare l'evoluzione della cardiomiopatia nei bambini Duchenne. Non voglio soffermarmi su quello che ha già parlato la dottoressa Grip sui farmaci che attualmente sono utilizzati per le cardiomiopatie. Ma di sicuro sembra che lo studio di Dubok per quanto riguarda l'utilizzo dei beta bloccanti in rapporto al gruppo placebo sembra di dare una grande speranza e promessa all'utilizzo dei beta bloccanti in questa sottopopolazione di pazienti. Di sicuro la problematica del cardiac failure ora è una problematica che può diventare importante. Prima forse non c'era la possibilità di manifestarsi la problematica cardiaca, oggi invece con la cura riguardante tutta la componente respiratoria e quant'altro, ovviamente la problematica cardiaca inizia a manifestarsi e può diventare un problema per questi bambini. Un'opzione possibile può essere il trapianto cardiaco. Il trapianto cardiaco generalmente è considerato una controindicazione relativa ai bambini con la Duchenne al trapianto cardiaco. Questo principalmente ovviamente sono bambini che vanno incontro a una limitazione funzionale e in un'era come questa dove c'è una scarsezza d'organi incredibili, ovviamente eticamente è difficile pensare cosa fare e cosa non fare con i pochi cuori che sono a disposizione. Se prendiamo ad esempio uno studio americano che raggruppa 29 centri su quasi 8.000 trapianti di cuore, solo 3 sono stati i bambini con Duchenne e cardiomiopatia trapiantati. Questo fa capire che è una percentuale estremamente bassa di bambini che può andare incontro al trapianto cardiaco. Da che potrà sapere, in Europa non è stato mai trapiantato un bambino con Duchenne e miocardiopatia. Quindi, se il trapianto cardiaco non è un'opzione per quei bambini che hanno un problema cardiaco molto grave, ovviamente. Noi che ci interessiamo di curare le cardiopatie nei bambini, dove abbiamo una grande esperienza in quello che si definiscono LVAD, ossia li chiamiamo cure artificiali miniaturizzate, ma in realtà sono delle micropompe che vengono utilizzate e messe all'interno del cuore. Oggi io vi parlerò, l'anno scorso avevo parlato dell'esperienza di un singolo caso e avevo promesso a me stesso che sicuramente avrei tentato di fare di tutto per continuare a aiutare questi bambini e ora posso dire che abbiamo parlato un secondo caso sempre con un LVAD e tutte e due con successo. Il primo bambino è un bambino di 15 anni che arrivò alla nostra esperienza con problemi cardiaci molto seri, ricoverato nel nostro ospedale.
fino a che non poteva più essere dimesso perché la compromissione cardiaca era abbastanza severa. La compressione cardiaca era, come vedete dall'eco, una frazione di azione abbastanza compromessa, e quindi noi decidemmo in maniera elettiva, visto che non c'erano alternative, di impiantare un Jarvik 2000. Purtroppo in questi casi la scelta è estremamente difficile. Non ci sono più terapie, il trapianto di cuore è impossibile. Abbiamo un bambino che ha bisogno di un qualcosa, cosa fare? Decidemmo di impiantare quello che è questa pompa, è praticamente una pompa in titanio di 90 grammi che ha la funzione, come vedete da questo video, di prelevare il sangue dal ventricolo sinistro e poi successivamente inviarlo attraverso un condotto nell'aorta. In questo modo il cuore viene sollevato dal carico di lavoro e, come vedete qui, un impulso elettrico dà la potenza alla macchina di poter attivarsi e quindi ruotare, e successivamente l'alimentazione viene garantita da una batteria che viene messa alla cintura. Sembra una cosa estremamente semplice, ma in realtà è particolarmente complessa, ma vi assicuro funziona molto bene. Per quanto riguarda la localizzazione della fonte di energia, si è deciso di posizionare la connessione al cranio. In questo modo tutto il cavo di connessione è all'interno dell'organismo, e quindi l'unica connessione con l'esterno del cuore artificiale è questa piccola connessione di metallo esterna che è fissata in posizione retroauricolare. In questo modo la batteria viene connessa alla cintura e con un piccolo jack collegato a questa connessione. La motivazione del posizionamento alla calotta cranica è perché in altri pazienti questo viene posizionato in addome, e ovviamente nei bambini che sono non più deambulanti una posizione del genere potrebbe creare complicazioni infettive e così via. Quindi abbiamo scelto di utilizzare la posizione nella calotta cranica, che è la posizione che dà maggiori risultati. Qui potete vedere una caratteristica che è tipica per farlo attivare. Anche a destra, grazie. È una caratteristica tipica di questo cuore artificiale. Il cuore artificiale preleva il sangue, determina che la valvola aortica è chiusa durante il periodo di pumping del cuore, dopodiché la pompa si ferma per un periodo di 8 secondi, permette alla valvola aortica di riaprirsi, e quindi questo fa sì che la valvola aortica resta pervia e non si manifestano fenomeni trombotici in questa regione. Questo evita tutta una serie di complicanze possibili. Come vedete, il primo in alto è quello che noi abbiamo posizionato nei bambini di 15 anni. L'industria ora sta spingendo moltissimo, proprio perché, non essendoci una quantità di organi a disposizione per tutti i bambini che hanno bisogno di un'assistenza cardiaca, è necessario avere a disposizione una serie di altri device. Ed ora il secondo, che pesa 40 grammi, inizierà il clinical trial quest'anno, e l'ultimo invece è l'infant, che può essere utilizzato nei neonati ed è nel NIH program degli Stati Uniti. Quindi l'industria si sta preparando affinché noi possiamo far fronte a questa che è effettivamente una vera e propria emergenza. Qui potete capire le dimensioni di questa pompa. Questa pompa è in grado di avere una portata nel child fino a 2,5 litri ed oltre. Mi voglio fermare soltanto due parole sui due bambini, due ragazzi, insomma, i due quindicenni. Il primo è il primo della serie, fu operato entro 24 ore, fu rapidamente estubato e poi, dopo un periodo di non invasive ventilation, fu dimesso dopo due mesi. È andato a casa e è ritornata alla sua vita perfettamente normale. 11 mesi dopo
È chiaro, si parla sempre di bambini. Noi avevamo dato tutte le indicazioni affinché lui non dormisse sul lato dove è il pedestale. Si tratta ovviamente di ragazzi. Lui ha continuato a dormire sul lato del pedestale, quello ha determinato una lesione della calotta cranica, come potete vedere qui dall'attacco, e quindi abbiamo dovuto riposizionare ancora più anteriormente il pedestal. In quella sede ha avuto un problema infettivo, abbiamo dovuto quindi identificare la sede di infezione e nei pazienti con device andare a identificare dov'è la sede di infezione è particolarmente difficile. Qui infatti c'erano due sedi di captazione alla PET scan, uno intorno al device e l'altro, come vedrete, poi intorno alla calotta cranica. E questo è l'unico metodo per cercare di identificare eventuali focolai infettivi all'interno del corpo umano in un paziente con un device. Qui abbiamo la PET scan eseguita dopo 6 settimane di terapia antibiotica e quelle immagini che vedevamo precedentemente si sono notevolmente affievolite sia nell'ambito del nuovo posizionamento del pedestal che questa è la PET scan definitiva, dove la situazione è notevolmente migliorata e il nostro caro bambino è potuto dopo 6 settimane tornare a casa. Il secondo ragazzo rientra proprio nell'ambito delle emergenze cardiovascolari. È quello che noi non vorremmo mai che accadesse in questi bambini. Il ragazzo arriva in emergenza in ospedale, portato di corsa in reparto, purtroppo si è sentito malissimo e è dovuto essere rianimato. Questo è quello che non dovrebbe mai accadere. I bambini ovviamente devono essere seguiti, devono essere controllati, devono essere seguiti da un team dedicato che controlli ovviamente l'evoluzione della cardiomiopatia e non bisognerebbe che mai che accadesse che arrivassero in queste condizioni. Il ragazzo fu messo in ECMO. L'ECMO è un sistema di assistenza meccanica temporaneo che è limitato, dura soltanto 30 giorni, dopodiché le complicazioni che si manifestano portano a morte il paziente. E lì ci siamo trovati in una condizione difficilissima perché il bambino aveva una funzionalità respiratoria molto compromessa, una funzionalità cardiaca del ventilatore molto compromessa, ma abbiamo un bambino in ECMO e non sappiamo che fare. Anche lì abbiamo... Io lavoro in ospedale cattolico, abbiamo convocato la commissione etica dell'ospedale a decidere cosa avremmo dovuto fare e ci hanno confortato e ci hanno permesso di mettere anche a questo bambino il cuore artificiale. Questa è una storia un po' lunga, ha avuto una serie di complicanze, purtroppo c'è stato un problema abbiamo lesionato la milza durante il posizionamento di drenaggio, tutta una serie di complicanze. Ma nonostante tutto, dopo 113 giorni è stato trasferito in reparto e dopo 7 mesi di ospedalizzazione il bambino è andato a casa. Questa è la CT scan del bambino per far capire la scoliosi importante che aveva e parlando di questi bambini, chiaramente parliamo di bambini che devono avere a disposizione un team dedicato che va dal fisioterapista al broncopneumologo, al cardiologo, all'aritmologo, al cardiochirurgo, a tutta una serie di team di persone che formano il team che sono fondamentali per la riuscita del progetto. La nostra esperienza dimostra che è possibile impiantare un cuore artificiale in bambini con Duchenne e miocardiopatia grave. È necessario però, vista la complessità del trattamento, un management pre e post-operatorio estremamente adeguato. Questi sono i due nostri bambini che, grazie a Dio, stanno bene e sono a casa con il loro cuore artificiale. Prima di terminare vorrei mandare in onda un video che è stato fatto per il primo dei bambini che noi abbiamo operato, che penso sia interessante e importante che voi guardiate. Grazie mille. Saverio ha 15 anni ed è affetto da distrofia di Duchenne. Vive in Italia.
San Venanzio, in Umbria, a pochi chilometri dalla Toscana, in una splendida zona collinare. L'anno scorso la malattia ha compromesso l'attività cardiaca di Saverio. Ha dovuto lasciare San Venanzio, la sua casa, la scuola, gli amici, perché è stato necessario il ricovero all'ospedale Bambino Gesù a Roma. Passano 3 mesi di cure, purtroppo inefficaci. Il trapianto di cuore è controindicato a causa della malattia. La partita con Duchenne sembra persa, ma l'equipe del Bambino Gesù ha un'intuizione: utilizzare un cuore artificiale, o più precisamente un dispositivo di assistenza ventricolare sinistra. Un intervento mai fatto prima su un paziente così giovane, per di più affetto da Duchenne. Saverio capisce quello che sta succedendo. Ci sono dei rischi, ma è l'unica strada percorribile. Non c'è più tempo per i dubbi, così anche i genitori, aggrappandosi alla speranza, acconsentono all'intervento. L'operazione è lunga e non mancano le complicazioni. Ma Saverio sopravvive e pian piano comincia a migliorare. Allora, il bambino è stato operato giovedì e durante la notte i colleghi anestesisti l'hanno svegliato, l'hanno estubato. La mattina era sveglio, hanno telefonato e ha detto alla mamma e papà: ora sono impegnato e mi sto lavando i denti. Pochi giorni prima di Natale gli comunicano che sarà dimesso. L'allenatore della nazionale italiana di calcio, Cesare Prandelli, viene a conoscenza della sua storia e lo va a trovare in ospedale. Gli promette che gli farà incontrare la nazionale. Saverio torna a casa il 24 dicembre 2010, la vigilia di Natale. Questa foto l'ho fatta il giorno in cui sono uscito dall'ospedale e la persona che è nella foto è Carla, infermiera counselor, che mi ha seguito durante il percorso in ospedale. E noi diciamo che è nata una seconda volta, grazie al giardino, grazie a... come casa, e vabbè, e poi dopo riprendiamo la rispetto all'anno scorso è molto più autonomo e lo devo anche riprendere qualche volta perché parla con Gino, una volta io mi lanciavo la nota anche quasi tutte le mattine c'è qualcuno che aspetta, se ne riprende il zaino, va in classe e così all'uscita sono lo fanno continuamente, chiedono di bere durante le lezioni, perché abbiamo detto che l'altro giorno era molto importante questo discorso dei liquidi leggeri, quindi lo controllano, diciamo così, neanche da questo punto di vista. Saverio ha un grande team e in team si vincono le sfide più difficili. Nella scuola... Bersaverio! Va! Nella vita... 4. Anni. Poi abbiamo mia cognata e il nonno, che comunque sono bellissimi, il supporto familiare che sono, diciamo così. Nello sport. Saverio, tutta la nazionale per te. Aspetta che arrivi, vieni girà. Ma grazie a te Saverio che sei venuto a trovarci. Quando vuoi, la nazionale è sempre a tua disposizione. Ok? Ciao, grazie. Ciao. Perché questa via è stata interessante. Un giorno che tu devo avere la compromissione fisica pesante, più difficile da gestire. E però ti ripeto, nonostante tutto abbiamo sempre avuto fiducia. Forse anche perché abbiamo incontrato sempre dei medici, dal dottor Bertini all'inizio, il neurologo, l'ospedale Bambino Gesù, i cardiologi, la dottoressa Dorisio, Vittorio Amadeo e poi oggi i tecnici del sistema Jarvik che ci hanno sempre dato questa cosa di dire ci si deve fare, perché nonostante tutto c'è sempre una possibilità. Voglio dire che devono sempre cercare di lottare e che non deve mai mancare la speranza, perché sicuramente una strada c'è. Well, congratulations and thank you for sharing that wonderful
Grazie per aver condiviso con noi questa storia davvero incredibile. Passiamo adesso dal cuore ai polmoni. Abbiamo ancora due presentazioni interessantissime in cui verranno presentati i grandi progressi della medicina. Il primo relatore è Grazia Crescimano, che ci parlerà.